Perché anche Carla mostra un rapporto straordinario e incredibile con la natura, oltre che con la tradizione. E, ha proposto quest'opera che è una parte del lavoro sul quale lei sta riflettendo da tempo, che si chiama Ombra, ed esiste in vari esemplari. Questo che noi abbiamo stasera appunto è uno di questi. E è un'installazione ovviamente che ci parla in maniera abbastanza diretta, direi, nel senso che subito si instaura un dialogo, un confronto con l'osservatore. È una scultura declamatoria, nel senso che immediatamente comunica, trasmette e ci porta effettivamente a riflettere. Perché il confronto con un'opera di questo genere, con un'opera forte, un'opera che si impone, insomma, anche con la forza della sua massa, oltre che con la forza del suo colore, effettivamente ci mette in gioco, ci chiede di metterci in gioco. È una porzione, non ha un inizio e una fine, e questo è un tratto tipico delle opere di Carla, che sono sempre in progress. Io non la conosco da tantissimo tempo, e ho cercato, non posso dire di averne seguito, no, l'iter, però insomma in questi mesi ho cercato un po' di guardare e di studiare i suoi lavori e mi sono resa conto che sono sempre qualcosa che va avanti, cioè che comincia e poi continua a vivere questo progress costante. E anche qui è una porzione di qualcosa che accade e che continua a accadere, che è già accaduto, e perché in questo lavoro continuo di intreccio, di maglie, c'è praticamente un riproporre una trama, una tessitura che è quella della natura, delle fronde che si intrecciano, delle cortecce che hanno una loro trama, dei rovi, cioè c'è un continuo richiamarsi anche a questa intreccio, a questa maglia, a questa trama che fa parte del nostro mondo naturale. Parlo attraverso il mio lavoro, ho sempre avuto questo, diciamo così, questo input interiore, ecco. Posso aggiungere che questo lavoro, che è veramente in progress come tutti i miei lavori, perché non riesco a smettere, in eterno, ancora stamattina io ero qua a vederlo, a riguardarlo, perché mi piace proprio immergermi nelle cose che faccio, non mi piace dominare le cose che faccio, io preferisco essere parte delle cose che faccio. Questa è una visione, è frutto di una visione, di una visione di una grossa nuvola nera che io ho visto in cielo ed ero sono stata immediatamente attratta, perché ho detto oddio, cade, questa volta cade, ma proprio riguardo a quello che noi facciamo, a Madre Terra, tutto, quindi per me era davvero in qualche modo la giusta punizione che stava arrivando, no? Sull'uomo, sulla terra, perché secondo me la terra non ne può più. E quindi mi sono sentita questa massa nera entrare proprio all'interno del corpo e me ne sono dimenticata. Naturalmente, come spesso succede, quando hai bisogno di aggrapparti a qualcosa, ti aggrappi io a me stessa. Ed evidentemente era un'emozione così forte che alla fine si è concretizzata e questa nuvola è cascata a terra.
una nuvola che può essere la chiazza di petrolio sul mare, non c'è nessuna differenza, la brutta bestia che è in noi o che è nella società d'oggi, perché secondo me ci stiamo mangiando tutti, siamo talmente rabbiosi che ci mangiamo, quindi dalla bestia nera alla nuvola, all'ombra cattiva, che poi cattiva non è, perché io con lei ho un dialogo bellissimo e credo che non finirà mai, ecco, come tante sculture, come giustamente ha detto Loredana, cioè io alla fine adesso ne sto iniziando un'altra che continua ad andare avanti e mi chiedo, ma e quando stacchiamo questo cordone, no? Ma alla fine non ci penso nemmeno, perché io ho ancora bisogno di questo lavoro e penso che questo lavoro abbia bisogno di me, tra virgolette. Comunque, grazie. Io vi ringrazio. Grazie.